Diodoro, sono responsabile dell'offerta KNX, quindi dei prodotti e ovviamente anche di questo software dedicato all'installatore, al sistema integrator, che è un software proprio in grado di progettare e configurare i dispositivi KNX e Sistema Electric in maniera totalmente diversa da quella che è il KNX. Quindi ecco, l'occasione di oggi è proprio un'occasione in cui quelli che non conoscono il software potranno vedere proprio come funziona, perché ho intenzione di fare una demo reale e sono anche collegato a una strumentazione, quindi vedrete anche le fasi di scaricamento, di diagnostica dei componenti. E chi la conosce probabilmente vedrà delle è stata pubblicata l'ultima versione, la 1.5 di Econfig. Il software, vi ricordo che si può scaricare gratuitamente dal sito, vi farò vedere dove, e si aggiorna automaticamente, quindi ecco, se avete già il software e siete in dubbio, se avete l'ultima versione, probabilmente ce l'avrete, perché in realtà l'aggiornamento dovrebbe essere quindi la nostra presentazione. Dunque, innanzitutto Econfigure, vi ho detto che è uno strumento dedicato alla configurazione di un impianto di Home and Building Automation KNX. Quindi l'ambito in cui dovete immaginare di utilizzare questi componenti e queste funzionalità, residenziale, al terziario, al commerciale, certo Econfigure è chiaramente uno strumento. Tipicamente i system integrator che già utilizzano un altro software che si chiama ETS e che è il software ufficiale per configurare tutti i dispositivi KNX del mondo, ecco, quel software presenta sicuramente delle complessità che all'inizio tengono lontani tutti gli amici installatori che non hanno tempo ovviamente per poter formarsi in maniera completa e adeguata. E Configure vuole essere uno strumento per avvicinare coloro appunto che non hanno una formazione completa su KNX, cominciare a proporre, a creare degli impianti, sicuramente di una taglia medio-piccola, però realizzare degli impianti reali su cui apprendere, avvicinarsi a questa tecnologia, perché per esperienza, un po' di tutti quanti, anche quella personale, il miglior modo per imparare è proprio utilizzare questi dispositivi. I dispositivi che verranno utilizzati sono praticamente tutti quelli che sono all'interno del catalogo di KNX, di Schneider Electric, in particolare la temperatura e le funzionalità all'interno degli impianti. Questo è un altro esempio di comando, si chiama pulsante, però a differenza del precedente non è un dispositivo touch ma è un pulsante che però da 1 a 4 a seconda di quante funzioni si vogliono comandare gestiscono sia questo che il precedente, funzioni anche di prossimità e gesture, quindi anche solo la vicinanza della mano, il movimento della mano riescono a gestire e a comandare proprio delle funzioni, degli scenari. Ci sono anche dei comandi non volontari, quindi ovviamente tutto il mondo della sensoristica può essere integrato. Qui abbiamo degli esempi, sono i sensori per grandi altezze, per esempio fino a 14 metri, oppure piccoli sensori che si inseriscono nei controsoffitti e che hanno, vedete, un diametro di circa 4 cm, quindi di dimensioni molto piccole, tutti in grado di gestire il controllo sulla presenza delle persone negli ambienti e il controllo costante della luminosità, cioè regolano la luce artificiale per mantenere dei livelli di luminosità desiderata dall'utente. E Configure, così come anche KNX in generale, è integrabile ovviamente con la tecnologia DALI. Quando parlo di DALI parlo anche di generazione DALI 2, quindi tutto ciò che è a protocollo DALI, appositi gateway, e nella slide abbiamo il nostro gateway KNX DALI. Vi farò vedere anche in Configure come si fa questa integrazione. KNX è una tecnologia, come sapete, standard, quindi condivisa da molti produttori. In realtà però non è l'unica
l'unico protocollo che troviamo all'interno di quella che generalmente viene chiamata Building Automation. Spesso ci troviamo a dover integrare all'interno di una supervisione unica degli strumenti di misura che magari utilizzano il protocollo Modbus o un sistema HVAC che magari utilizza il protocollo BACnet. Per fare questo comunque i dispositivi PaceLink, che sono due diversi, sono multiprotocollo, quindi saranno in grado di integrare diversi protocolli. Vi farò vedere anche questa supervisione che vedete nell'immagine con la visualizzazione touch, su cui ci sono state anche delle novità. Questa visualizzazione si genera automaticamente sempre con il software e Configure, quindi sarà una cosa molto interessante da vedere. E ovviamente eccolo qua lo strumento che rende tutto un po' più semplice, sicuramente più veloce, più abbordabile da tutti, non da solo coloro che appunto utilizzano quotidianamente KNX, quindi il software e Configure KNX. Allora, dove troviamo questo software? Banalmente la cosa più semplice che vi posso indicare è quella proprio di scrivere eConfigure su Google. Troverete naturalmente diverse n prime opzioni che vi danno a disposizione i motori di ricerca, sono proprio quella di andare sul sito di Schneider Electric. Sul sito di Schneider Electric c'è una pagina dedicata al software e un bel pulsante grande con scritto scarica. Qui potete scaricare il software. Allora, ci sono due modalità adesso, perché il software è aperta del sito. Se finite lì perché la vostra ricerca vi porta nella pagina prodotto, scaricate subito il software, altrimenti vi potrebbe richiedere solo una registrazione, perché il software risiede anche nella parte riservata. Quindi in caso vi chiedesse la registrazione, vi chiede solamente, come vedete, una mail e la tipologia di attività, dopodiché vi porta appunto a scaricare il software. Quindi il software, come vi ho detto, si scarica gratuitamente. Non c'è una versione demo e una versione invece operativa al 100%. C'è una licenza, e ve ne parlerò dopo, ma la licenza essenzialmente è una chiave USB che si inserisce nel PC, si possa trasferire sui dispositivi. Quindi la licenza, cioè la chiavetta USB con a bordo proprio la licenza Configure, vi servirà solo per la parte di scaricamento della configurazione. Per tutto il resto della programmazione, cioè il software che vi farò vedere oggi, tengo a dirlo perché vi invito proprio a scaricare il software e a provare subito a creare dei progetti, anche completi. I progetti potranno essere progetti che includono fino a 250 dispositivi KNX, quindi sicuramente si parla di impianti anche di una certa dimensione, 250 è un impianto molto grande. Verrà installato, quindi lo installerete su PC, non si installa su Mac, ok, ma solo su Windows, quindi in caso abbiate un Mac dovete fare per forza una macchina virtuale e installarlo quindi sul sistema operativo Windows. Una volta che l'avete installato potete cliccare due volte sull'icona davanti un software ovviamente a voi sconosciuto se è la prima volta che lo utilizzate. A questo punto passo a mostrarvi il software reale. Vi chiedo ovviamente se avete qualche problema nella visualizzazione, ma non credo, scrivetelo nella chat così che possa essere sicuro. Fatemene pure, io ogni tanto guardo la chat, se riesco vi rispondo mentre sto parlando, altrimenti risponderò alla fine dell'intervento. Dunque, allora, questo software inizialmente avrà ovviamente la parte dei progetti completamente vuota, perché in realtà voi dovete, lavorando, creare progetti per poter poi arricchire questa parte. Inizialmente non avrete questa lista, quindi avrete solo la possibilità di cliccare su questo pulsante nuovo progetto. A questo punto vi invito a comunque sempre completare
le indicazioni del progetto, le caratteristiche, tutto quello che scrivete è importante perché rimane nel progetto. Quindi adesso io qui capisco del nome del progetto, nome del cliente, se ne siano delle informazioni magari accessorie, ma quando all'interno del software troveremo degli spazi nota, ecco, sono tutti spazi utili per voi, perché vi ricordo che quando magari prendete in mano un progetto e lo chiudete, lo riprendete in mano dopo una settimana, certi dettagli spesso sfuggono, e ecco perché il software Configure, prendendo anche spunto, ispirazione dal software ETS, dà modo di poter scrivere molto, quindi ecco, sfruttate questi spazi. Allora, facciamo un progetto esempio. Ovviamente vi chiedono alcuni dati obbligatori e alcuni invece sono opzionali. A questo punto, catalogo prodotti, se voi selezionate Italia, voi praticamente avete a disposizione tutto quello che è, c'è già un progetto che si chiama esempio, allora devo chiamarlo esempio 2. Ho detto, se selezionate Italia, avete a disposizione i prodotti presenti nel catalogo Italia. Questo perché Configure, essendo uno strumento distribuito a livello mondo, include nel suo database anche prodotti che non sono commercializzati in Italia, magari di serie civile che non abbiamo. Quindi, ecco, Italia vuol dire per essere più sicuri, diciamo, di avere a che fare con prodotti che poi trovate. La versione, mi viene chiesto, le versioni si aggiornano automaticamente. Qui abbiamo l'informazione sulla versione, questa è la versione 1.5.0. Voi installate Configure, viene installato automaticamente anche un software update. Quando c'è presente una versione nuova, vi viene proposto un pop-up in generale, anche se non è aperto il software Configure, in cui vi dice: è presente una nuova versione online, scarico? Sì. Voi scaricate, automaticamente si aggiorna, ovviamente gratuitamente. Inizio. Allora, la prima cosa che Configure chiede è di creare un piano. Immagine. Allora, lui accetta formati immagine di ogni tipo, accetta anche formati PDF. Di solito mi viene chiesto, ma il DVG lo prende? Allora, il DVG in formato DVG no, ma se voi create dal DVG un'immagine, ovviamente sì. Quindi potete fare di ogni, potete fare la cattura dello schermo o un'esportazione di un file grafico. Comunque, qualsiasi file grafico. Tenete conto che è una piantina o comunque un'immagine che è un'immagine che serve a voi per lavorare. Quindi non c'entra con quella che poi vedrà il cliente in supervisione. È un'immagine di lavoro. Quindi addirittura ho visto progetti che mi sono stati mandati a una foto del cartaceo che avevano a disposizione. Va benissimo, tanto è una piantina che servirà, vedrete, come indicazione per voi per poter lavorare. Allora, per poter farvi un esempio, utilizzo in questo caso a questo punto siamo nel piano di lavoro. Allora, una volta che siamo all'interno del piano di lavoro, la prima cosa che dovremmo creare sono le stanze. Allora, le stanze non devono essere disegnate in maniera precisa, ma in realtà ci aiutano a creare degli spazi in cui poi andare a inserire dei dispositivi e delle funzioni. Ovviamente noi replichiamo le stanze reali in modo poi da poter gestire il progetto in maniera più ordinata, perché se non avessi infusa posso anche fare delle forme diverse, quindi posso anche gestire per esempio forme di questo tipo. Questo serve soprattutto se gli ambienti sono ravvicinati e quindi non possiamo utilizzare questa modalità che ho fatto io prima, quindi abbiamo stanze di questo tipo. Tutto quello che noi creiamo ovviamente può essere poi anche rinominato. Allora, i nomi di default sono assegnati dai Configure e Configure assegna dei nomi classici, quindi camera 1, camera 2, eccetera. Nelle luci altrettanto, illuminazione 1, illuminazione 2, ma vi esorto a cambiare
seguiranno, come vedremo nel progetto, e anche nell'esportazione poi che si farà anche sulla supervisione. Cioè, per intendersi, l'utente avrà a disposizione un'app o una supervisione con i nomi, ovviamente, che avete indicato nel progetto. Sarà tutto poi modificabile, ma se non un po' che risparmiamo. Quindi, per esempio, qua possiamo fare ufficio 1 e qua ufficio 2. A questo punto posso cominciare a utilizzare quello che vedete sulla parte sinistra, quindi il catalogo. Nella parte sinistra abbiamo i carichi, quindi in realtà le funzioni che posso gestire all'interno degli ambienti, luci, lucidali, vento, condizionatori, che in realtà sono fan coil, aspettate che niente, carichi comandati, tutti questi potranno essere portati all'interno della nostra piantina. Allora, prima di importare i carichi nella piantina, posso fare una cosa qua, posso ridurre l'opacità della mia immagine di sfondo in modo da avere meno problemi, meno confusione, ok, nel momento all'interno prendo quello che voglio gestire e trascino. Comincio dalle luci on off. Le posiziono proprio dove sono, quindi per esempio sopra il tavolo, anche in questo caso sopra un tavolo. Potrebbero essere luci tradizionali, potrebbero essere delle luci volabili, come queste, oppure, come vi ho detto, potrebbero essere delle luci DALI. Le luci DALI, per chi non sapesse, per chi non conoscesse il protocollo DALI, sono delle lampade, è un alimentatore totale, l'alimentatore della lampada DALI arriva della lampada e in più arriva un bar o i due fili del bus DALI. Non hanno a che fare col bus KNX, ma sono un bus a parte. Quel doppino collega tutte le lampade e finisce al nostro gateway DALI KNX, che è l'alimentatore del bus DALI e in più è il gateway che permette di tradurre il linguaggio KNX sul linguaggio DALI. In questo modo, vedete, posso portare tutto questo. Oltre alle lampade posso avere anche delle veneziane in ufficio, quindi le posiziono anche quelle. Dei fan coil, dei controlli sui fan coil, quindi ne mettiamo uno per ogni ufficio. Inserito le funzioni da controllare, ci passiamo ai dispositivi. Allora, mentre le funzioni, diciamo, erano funzionalità generiche, quindi illuminazione on off, illuminazione dimerata, illuminazione DALI, i dispositivi sono dispositivi reali, quindi dispositivi presenti all'interno del catalogo Schneider Electric. Guardate, quasi tutti questi sono dispositivi di comando, cioè qui trovate pulsanti, pulsantiere, touch panel, sensori, ok? E tutti i dispositivi che in genere si installano in campo e non si installano in quadro. I dispositivi da quadro, quindi i cosiddetti attuatori, quelli li vedremo in un'altra sezione di e-commerce. Quindi in questa fase devo decidere all'interno del mio progetto cosa voglio utilizzare come dispositivi di comando. Allora, il comando più utilizzato in Italia perlomeno negli impianti di Home Building Automation KNX sono i cosiddetti ragnetti. Quindi sono dispositivi interfacce contatto che permettono di collegare pulsanti tradizionali al bus KNX.
Queste interfacce sono di due tipi, c'è un'interfaccia a due canali, quindi collegabile a due contatti politici, e porto all'interno dell'ambiente. Qui avrò una scatoletta di comando collegata a quattro pulsanti. Un altro tipo di comando che potrei utilizzare è il cosiddetto Multitouch Pro, che ho fatto vedere prima nella presentazione. Il Multitouch Pro è un dispositivo touch, qui trovate ovviamente, lo trovate spento perché è la foto del prodotto, deve essere completato con una placca e di diverso colore anche. Trovate tutto comunque sul catalogo KNX 2020, anche questo si trova online, andate su Google, scrivete catalogo KNX 2020 Snyder e lo trovate subito. Multitouch lo potete portare all'interno dell'ambiente, il multitouch è un touch di 32 funzioni, cioè può gestire fino a 32 funzioni, non gestisce solo luci, ma gestisce in 8 pagine diverse luci, tapparelle, scenari, termoregolazione, monitoraggio anche di grandezze come consumi. Lui all'interno ha una sonda di temperatura, ma può visualizzare anche altre grandezze come la CO2, l'umidità, ovviamente ci devono essere altri sensori che rilevano quelle grandezze. C'è una domanda sui ragnetti. Le interfacce danno la possibilità di illuminare la luce del pulsante? La risposta è sì. I ragnetti hanno praticamente hanno quello a quattro canali, vedete che ci sono nell'immagine del prodotto ori tratteggiati, sono i cavi che alimentano il LED, quindi per ogni canale avete un cavo di segnale e un cavo dedicato all'illuminazione del LED. Ed in realtà può essere però svincolato, cioè quella luce lì si potrebbe accendere per qualsiasi motivo dell'impianto, anche per un allarme tecnico oppure per un comando del cliente che vuole accendere i LED la sera e spegnere di giorno, per esempio. Quindi è un canale, diciamo, totalmente configurabile. Vedete il ragnetto e multitouch, posso fare quello che si fa successivamente, cioè andare a collegare il comando col carico. Allora, questa è già una delle novità rispetto alle prime versioni di eConfigure. Praticamente inizialmente bisognava prima preconfigurare l'ingresso, cioè il ragnetto, indicando che tipo di comando, poi andare a collegarlo. In realtà adesso si collega e automaticamente collegando, vedete, supporta per gestire carichi di tipo on-off, cioè un carico on-off può essere gestito in commutazione alternata oppure solo come on, quindi accensione, solo come off, spegnimento. Posso gestire discriminando commutazione on-off con pressione breve e una pressione lunga associata a un altro tipo di comando, per esempio un off generale di tutta la zona, una roba del genere, oppure la stessa cosa con accensione e spegnimento. Impulso on off è da intendersi il comando campanello, quindi tengo premuto, genero un on, un'accensione, lascio, genero un off. Questa è la spiegazione di queste funzioni. Allora, ovviamente Configure è molto semplice, quindi non servono corsi per capire quello che sono queste funzioni. Ci sono comunque dei manuali online che spiegano anche queste funzionalità. Se io voglio gestire il canale a una veneziana, vedrete che le funzioni sono diverse. Non abbiamo più funzioni dedicate agli on-off, ma abbiamo funzioni dedicate alle tapparelle. E quindi qui possiamo associare a un altro canale il movimento giù. Questo indica che le due funzioni vanno ad agire in realtà sullo stesso carico. Vi spiego subito come mai ci sono questi due pallini nuovi. Perché vi ho detto prima, il LED del ragnetto è un canale a parte. Il canale del LED viene associato automaticamente allo stato della lampada quando il comando è di tipo on-off. E voi potete decidere
se il LED debba essere sempre off. Nel caso di una tapparella, il LED non viene utilizzato di default per associato al comando doppia freccia, per esempio. Quindi non c'è uno stato associato al LED. Questo LED lo potete usare per qualsiasi tipologia. La stessa cosa varrebbe anche precedentemente, però il Configure fa questa associazione automatica. Col caso dell'on-off ti associa già il LED al carico, con lo stato invece delle tapparelle non lo associa e ve lo tiene disponibile per un altro utilizzo. Un altro tipo di comando è il sensore di presenza, che può essere per esempio questo, e che metto qua dove ho una luce di tipo dimmerata. Tutti questi sensori che trovate qua, a parte quello che fa solo controllo presenza, come ho detto prima, sono in grado di regolare la luminosità in maniera automatica. Per fare questo basta solo collegare il sensore alla lampada. Facendo questo si è già impostata una regolazione automatica. Nient'altro da fare, perché in Configure questi sensori sono già predisposti per fare questo. Se si vuole fare altro si può scegliere all'interno delle funzioni. I singoli carichi possono essere configurati anche questi, si può impostare il valore minimo, quindi il valore minimo che c'è prima dello spegnimento, scusate, o in accensione, e il valore massimo che raggiunge la lampada. Quindi queste sono impostazioni del carico, quindi potrei dire che accendo all'80%. Comportamento in accensione vuol dire cosa succede quando la lampada viene accesa. Viene accesa sempre al massimo della luminosità, oppure può essere accesa all'ultimo valore di luminosità, oppure possiamo scegliere che si accenda sempre a un valore preimpostato, quindi sempre all'80% per esempio. Dedali, questi elementi sono dei... In realtà, quando inserite questo simbolo potrà racchiudere più lampade che dovranno essere comandate insieme. Questo si utilizza spesso, no, negli uffici, nei magazzini, non accendiamo una lampada alla volta, ma in realtà accendiamo gruppi di lampade. Quindi questa D che vedete sta per gruppo DALI. In una linea DALI possono essere gestiti fino a 16 gruppi. All'interno di ogni gruppo potranno esserci N lampade. Su una linea DALI lampade, quindi a ogni gateway DALI KNX potete collegare fino a 64 lampade. Dopo vedremo anche il gateway. Allora, a questo punto vi faccio vedere anche queste funzionalità, tra cui c'è anche una novità. Allora, scenario. Dunque, lo scenario è un comando in grado di gestire più funzioni. Per creare uno scenario possiamo creare uno scenario chiamato scena 1. Qui solito spazio in cui possiamo descrivere, no? Che tipo di scenario, scenario ingresso, possiamo mettere provvisorio se ancora non è stato confermato dall'utente, per esempio, tutti i campi note che servono a questo. Qui possiamo dire che tipologia di funzioni sono incluse, ma è opzionale, sta al vostro modo di lavorare. Qui ci sono anche delle preselezioni, per esempio se io dicessi spegni le luci dell'edificio, mi vengono incluse in questo modo trovo già tutte le luci, vedete, in off. Trovo le luci, attenzione, on off e dimmerate. Non trovo le luci DALI perché sono leggermente diverse in una delle scene, ma le posso selezionare se volete, vedete? E posso selezionare anche le tapparelle se voglio. Cioè tutto ciò che volete inserire nello scenario lo selezionate. Qui scegliete come deve essere la luce all'interno della scena. Per esempio questa deve essere al 60, questa tapparella 60%, le
nel caso del DALI, invece, le impostazioni dei gruppi DALI dovranno essere fatte nel gateway, ecco perché non trovate qua. Qui la cosa che viene inserita è scenario 1, questa etichetta che trovate